Buongiorno e bentornati alla trasmissione mattutina di Super J di prima mattina. Oggi dopo la rassegna stampa ospiteremo un musicista, Giovanni Cicconi, voce del gruppo Algoritmo. Ma cominciamo subito con la rassegna stampa, andiamo a leggere insieme le principali notizie pubblicate questa mattina dai quotidiani locali. Iniziamo dal quotidiano Il Centro. Abruzzo, contagi in risalita, in aumento l'incidenza settimanale, regione al primo posto insieme a Sicilia e Marche. Fazi, sta circolando la variante Delta, dice, ma spaventano le feste per la nazionale. Poi all'interno scuole restano da vaccinare 3.000 insegnanti, questa è la situazione per quanto riguarda l'Abruzzo. Poi droga venduta ai giovanissi e Samateramo, ieri c'è stato un doppio arresto. A Tortoreto l'ex economo ridà al comune 500.000 euro. A14 smantellati i cantieri, domani si viaggia su due corsie, stop ai pedaggi scontati. Nel Teramano acqua, non ci sarà emergenza, lo assicura il Ruzzo, siamo pronti al picco dei consumi, sostengono al Ruzzo. Per quanto riguarda il coronavirus, parla l'esperto, abbiamo visto anche il titolo in prima pagina, Fazi, contagi in risalita, il virus muterà ancora, dice il virologo, la variante Delta circola in Abruzzo, c'è bisogno di attenzione, spaventato dalle feste di piazza dopo la vittoria dell'Italia, i rischi sono elevati. All'esperto rispettiamo le distanze e quando non è possibile, all'aperto scusate, rispettiamo le distanze e quando non è possibile, mettiamo le mascherine, dice Fazi. Intanto l'Abruzzo ha superato 75.000 casi, ma soglie d'allarme sono molto lontane. La situazione per quanto riguarda la scuola, restano da vaccinare quasi 3.000 insegnanti, l'Abruzzo tra le regioni virtuose, il 92% è immunizzato. Fine del caos per quanto riguarda le autostrade, A14 viaggi senza cantieri, domani riaprono 108 chilometri, si torna a circolare su due corsie da Porto Sant'Elpidio fino a Pescara Nord, smantellati gli scambi di carreggiata, la ripresa dei lavori a partire da settembre. E ieri c'è stato un intervento spettacolare, come vedete dalle foto di Strada dei Parchi, è saltato in aria il viadotto Fornaca, 300 metri della A24, completamente da ricostruire. Economia, la ripresa, PIL dell'Italia da boom per l'Unione Europea crescerà del 5%, è la previsione più alta mai fatta in 10 anni. Nel 2022 si potrebbe tornare ai livelli di crescita pre-Covid, cruciali i fondi del recovery e le riforme collegate. E adesso andiamo alle notizie dalla provincia di Teramo, prima però ci soffermiamo un attimo sulla morte di Raffaella Carrà l'ultimo maggio tra le vie di Roma. Una folla in lacrime per il corteo funebre, addio Raffaella, il feretro dell'artista portato nei luoghi simbolo della sua vita, centinaia di persone e tanti VIP, domani i funerali della Carrà. Dicevamo le notizie dalla provincia di Teramo, rete idrica, il picco dei consumi, il Ruzzo, non sarà un'estate in emergenza, il direttore Stirpe, siamo pronti a gestire le difficoltà e risponde alle proteste a Sant'Egidio e dice sofferenze fisiologiche. È corsa a vaccinarsi nel camper della ASL, sono oltre 300 le dosi inoculate a Tortoreto, dove si ripete domenica e domani tocca ad Alba Adriatica. L'evento sospeso, i piani per il post-Covid, parliamo della Coppa Interamnia che è stata presentata ieri, Montauti, la Coppa Interamnia è viva, ora dobbiamo rilanciarla. Il patron affiancato da Comune e Regione presenta l'edizione 2021 in forma ridotta che comincerà il 12, previsti convegni e incontri per pianificare la ripartenza l'anno prossimo e il cinquantennale del 2023. Piazza Orsini, aiuole di nuovo devastate, calpestati i fiori ripiantati a fine giugno, divelta la catenina di protezione, indignazione sui social.
La polemica politica, Italia Viva attacca sui parchi gioco, inutile stanziare 100.000 euro, si rimetta al centro la famiglia. La tensione ieri in municipio, personale in agitazione, l'assessore Core che è intervenuto nel corso di una riunione sindacale voluta dalla UIL, l'assessore dice colpa della vecchia giunta. La Camera di Commercio aiuta con 815.000 euro imprese, enti e associazioni predisposti 6 bandi per favorire la ripresa del territorio dopo la pandemia. Le risorse stanziate per il 2021 sono pari ad 1.385.000 euro. La Presidente Ballone, bisogna aiutare soprattutto il turismo, il commercio e l'artigianato. Dopo l'aggiudicazione degli impianti ai Prati di Tivo, per ora non si può rimettere comunque in moto la cabinovia. Le iniziative post-Covid a Castellalto e Cellino, 300 bimbi iscritti al piano scuola estate. Carabinieri e polizia, ieri c'è stata una doppia operazione antidroga, spaccio di droga giovanissimi in centro e sulla costa, 2 arresti. A casa di un 23enne sono stati trovati 10 kg di marijuana destinati alla movida lungo la riviera. Un 43enne era stato notato in Piazzetta del Sole e Piazza Sant'Anna. Entrambi vivono a Teramo. Libertà e diritti delle donne, Camusso premia i vincitori. Il concorso della CGIL si è chiuso ieri in Ateneo. E intanto a Lampedusa ci sarà un evento sulla carta di Teramo con università, diocesi e comune. Tortoreto, la sentenza, caso Saccuti, c'è la condanna definitiva. La Corte d'Appello di Perugia dimezza la pena per l'ex economo del comune, ma ordina un risarcimento immediato. Colonnella, l'azienda fallita, ATR ufficiale ai 75 lavoratori, un anno di cassa per cessazione. Martinsicuro, asfalti Colabrodo, tante lamentele, i cittadini chiedono interventi, il sindaco promette lavori in più vie. È bloccata la ricostruzione dei cali scendi sul Molo Sud. Siamo a Giulianova, i titolari hanno ottenuto tutti i permessi, ma la Regione non risponde da 2 mesi alla richiesta di un'area di cantiere. Ciccone e Ferrari, atteggiamento assurdo. Sempre a Giulianova, Corso Garibaldi, posizionate le lanterne aeree di arredo. La selezione per dirigente comunale, candidato riammesso dal TAR al concorso. Domenica sul Belvedere ci sono già 160 prenotazioni per il concerto all'Alba. Motociclismo, il Centauro Giuliesi Ciprietti domina la gara di Imola. Sempre per quanto riguarda il quotidiano Il Centro e sempre per quanto riguarda le notizie dalla provincia di Teramo, a Roseto, centri di raccolta dei rifiuti e del riuso, sono partiti i lavori ma continua la protesta contro i 2 impianti. Parcheggi, il sindaco cambia idea, area di sosta davanti all'ex Teleco. Sono 500 le auto che potrà ospitare il terreno sulla statale Adriatica già dal prossimo fine settimana. Sul parco di via Macarska, finito nella bufera di Sabatino, annuncia: lo sfrutteremo a Ferragosto. Nelle scuole superiori rosetane 6300, al liceo Saffo un quarto dei maturandi, 53 su 210, ottiene il massimo dei voti, al Moretti 10 su 130. Ad Atri, a droga e pistole giocattolo, arrestato un pugliese di 45 anni. Crisi a Pineto, una nomina può salvare la maggioranza, scade il CDA della farmacia comunale. Se sceglierà uomini vicini a Italia Viva, Verrocchio sancirà la pace. Centrodestra e 5 Stelle, basta con questo teatrino. Silvi, l'associazione Conalpa, si allarga anche a Pineto, è l'associazione che tutela il territorio. Autobus urbani, Silvi chiede più chilometri alla regione dopo le numerose proteste. Un'auto elettrica per pattugliare l'area marina protetta del Cerrano è in dotazione alla Guardia Costiera. Ed è tutto per quanto riguarda le notizie dalla provincia di Teramo. Stiamo sempre leggendo il quotidiano Il Centro. Leggiamo adesso insieme le notizie che provengono dalle altre province abruzzesi. Iniziamo con quella di Pescara. Il caso bagnanti in allarme, invasioni di alghe sulla spiaggia, raccolti 800 quintali in 2 giorni. Il fenomeno è stato causato dal grande caldo di questi giorni.
Montesilvano, via Leopardi, a 2 mesi dalla prima ordinanza, a rischio crollo, il palazzone ora è vuoto. Ieri mattina lo sgombero forzato per le ultime 12 famiglie e per tutte le attività commerciali, il sindaco ha detto, è un atto dovuto. All'Aquila, allo sport in città, strutture in abbandono, verde acqua, il comune ci riprova, un nuovo bando per la riapertura. A Chieti, notte di guerriglia, la rissa a Lanciano, il rom sotto accusa in servizio alla Caritas. Angelo Guarnieri, a capo di una delle fazioni, farà il cameriere alla mensa per 7 mesi, altri 2 ai lavori socialmente utili. E adesso le notizie che riguardano la cultura e gli spettacoli. Pescara Jazz 2021 apre Cinzia Tedesco con Verdi e Puccini. All'Atri Cup, cantautori, filosofi e teologi, il Festival dei Libri e altre cose. La manifestazione fonde anche quest'anno sport con atleti da tutto il mondo e cultura, ospiti Zarrillo, Veneziani e Mancuso. Per quanto riguarda lo sport, la Serie C, il Pescara, la presentazione del nuovo staff a Auteri, se ti chiami Pescara devi vincere. Il tecnico biancazzurro suona la carica, parola d'ordine, restare, resettare tutto e tornare coesi. Giocheremo un calcio collettivo. Intanto Pompetti è la nuova idea per il centrocampo. E poi il Teramo Calcio, come sapete, ieri è tornato a parlare il presidente Franco Iachini dopo un lungo silenzio. C'è stata una conferenza stampa allo stadio Bonolis, il patron svela i piani. Iachini, il Teramo sarà giovane ma ambizioso, con nuovi soci o senza, ha detto Iachini. Voglio entrare nella C d'Elite, dunque il Teramo proseguirà tranquillamente, anche se non entreranno nuovi soci in società. Iachini andrà avanti da solo. Per allargare la società, ha detto il patron, mi do tempo fino al 15, poi farò lo staff e la squadra. Il tecnico sarà un emergente e non svenderò i nostri gioielli. Chieti e Aquilanti, si tratta per il rinnovo, dilettanti, resta viva anche la pista d'Egidio, Spinola, Avezzano, sto valutando. Verso Tokyo, tutti i personaggi, Olimpiadi, ecco l'esercito degli abruzzesi, da Nicolai a Ciccone, da Di Fulvio a Sabatini fino a Ricci e Fontecchio, tra atleti e tecnici sono 17 i partecipanti ai giochi, dunque 17 abruzzesi, tra questi i teramani, la nostra teramana Gaia Sabatini, il tecnico, il professor Claudio Mazzaufo. Ed è tutto per quanto riguarda il quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a leggere insieme le notizie pubblicate questa mattina dal Messaggero. Festa azzurra con la mascherina, gli infettivologi, urla, brindisi, abbracci, sono veicoli di contagio, massima attenzione. La variante Delta sempre a quota 100 casi, un ricovero all'Aquila il primo da settembre. Ad Avezzano, investito mentre esulta per l'Italia, tifoso gravissimo, 24enne travolto da un'auto, in prognosi riservata per un'emorragia. Festeggiamo gli azzurri ma con la mascherina. Il primario Grimaldi, serve cautela per la diffusione della variante Delta. I casi del ceppo indiano sono quasi 100. L'Aquila lancia l'appello alle vaccinazioni. L'andamento, altri 35 nuovi contagi, ricoveri. I dati fortunatamente da tempo sono invariati. Pescara, autovelox, annullata la multa e il comune teme l'effetto domino. All'Aquila rilancio economico, dalla Camera unica i soldi per le imprese, la prima mossa dopo la fusione tra L'Aquila e Teramo, 6 bandi da 800.000 euro per turismo digitale e giovani. Come sapete, come vedete nella foto, il presidente della Camera di Commercio, della nuova Camera di Commercio, è la teramana Antonella Ballone. A Chieti, via aereo, crolli e vibrazioni, i residenti vanno in procura, finiti i lavori, la situazione è peggiorata, paura quando passano i mezzi pesanti. Teramo, mercato coperto, parere negativo dai commercianti, timori sulla location durante i lavori e i tempi di realizzazione. Il comune, così avremo un'infrastruttura d'avanguardia.
Tra 2 settimane un incontro decisivo su come poter procedere, nessun problema invece per i finanziamenti. Comune, proteste tra i dipendenti pubblici, botta e risposta tra UIL e assessore. Ieri si è svolto un incontro al Parco della Scienza voluto dalla UIL. Il lutto, una malattia ha stroncato un poliziotto di 52 anni. Si tratta di Ferdinando Canzanese, per i colleghi e amici era Nando. L'evento Coppa Interamnia formato ridotto, solo 4 squadre, saranno 8 in totale gli appuntamenti di quest'anno. La pandemia, vaccini al mare, il camper funziona, un ragazzo di Roseto ha fatto la seconda dose presentando un tesserino inglese, molti turisti completano l'inoculazione. La classe più coperta è quella che va tra 17 e 19 anni, Brucchi, sono da intercettare ventenni e trentenni. Le operazioni antidroga, marijuana, sequestrati 170 kg in A14, un altro carico era per la movida locale. Trasporti, stop ai treni veloci, danni al territorio. A Tortoreto 2 aree per evitare il Covid-19. Poi il viaggio, Corropoli rinvia il Palio delle Botti, sono 2 anni che stiamo fermi. La cittadina punta sulla storia e le specialità teramane come la capra, in calo i piatti a base di rana. E adesso andiamo allo sport, il Pescara, Auteri e Pescara, voglia di cuore, il tecnico siciliano ieri si è presentato, senso di appartenenza ai bravi atleti, sulle conferme dei giocatori dice qui solo chi ha voglia, non accetto scommesse. Per il Teramo Calcio, Iachini, costruiremo il Teramo in 10 giorni, raduno fissato allo stadio per il 26 luglio, il patron ha ammesso le trattative per l'ampliamento del club, non è esclusa la cessione. Sull'allenatore, il tecnico sarà un profilo giovane proprio alla Paci perché gli emergenti, ha detto Iachini, sono più ambiziosi. Assoluti di tennis, Camplone e Colaciopo, campioni regionali. Serie D, Pineto, il mercato è in calza, Cardella è il primo colpo, Cantarini è il nuovo preparatore atletico, Vastese, oggi le decisioni. Per l'eccellenza, l'Aquila, altri acquisti, 3 pedine in rosso-blu. Ed è tutto per la rassegna stampa di questa mattina. Adesso le previsioni del tempo, poi una breve pausa e poi incontriamo il nostro ospite. Buongiorno amici di Super J. La profonda depressione nordeuropea che ha sospinto aria fresca fin sulla penisola iberica, con conseguente richiamo molto caldo nordafricano, su tutto il Mediterraneo e addirittura fin sulla Scandinavia, tende a spostarsi verso est. Infatti oggi si avranno forti contrasti sulle regioni settentrionali, con temporali estesi e diffusi. Al centro-sud invece si vivrà il picco del caldo, con temperature che potranno anche toccare i 40 gradi. In Abruzzo avremo una giornata all'insegna del cielo nuvoloso, velato un po' su tutti i settori, e per tutto il giorno. La ventilazione risulterà debole, a tratte moderata sui monti dai quadranti sudoccidentali ed il mare sarà calmo ovunque. Per quanto riguarda le temperature saranno stazionarie o addirittura in ulteriore aumento, con massime comprese tra 32 e 36 gradi e minime della prossima notte tra 17 e 25 gradi. Un saluto da Marco. Eccoci di nuovo insieme, ritroviamo con grande piacere questa mattina nei nostri studi un musicista, un cantante per la precisione, Giovanni Cicconi, che è la voce degli Algoritmo, gruppo teramano che oramai è famoso non solo in provincia di Teramo, siete andati ben oltre, intanto ti saluto e ti ringrazio, come stai? Buonasera a tutti, ciao, tutto bene? Tutto bene, a posto? Beh, diciamo di sì, per fortuna, abbastanza bene. Ricordiamo subito, per non fare torto a nessuno, quali sono gli altri componenti degli Algoritmo, perché allora, noi oggi ospitiamo la voce, ma semplicemente perché, come vedete, insomma, sì, non c'era spazio per ospitarli tutti, ma idealmente li abbiamo tutti in cuore e li abbiamo tutti qui stamattina.
Allora, ci sono Benedetta Di Francesco alle tastiere, Jacopo Marcozzi al basso, Federico De Laurentiis alla chitarra e Ferdinando Cicconi alla batteria. Questi sono band, diciamo, formazione La ufficiale. formazione ufficiale, la formazione ufficiale che tra l'altro tra breve parleremo dell'ultimo progetto, torneremo a parlare del penultimo progetto che avevate presentato anche qui, e di quella che sarà la vostra estate, perché per fortuna insomma siamo ripartiti lentamente, ma siamo ripartiti, avete già delle date di concerti Sì, e sì. questo ci fa veramente, veramente piacere. Ricordiamo voi perché nascete, nel 2019 vi siete messi insieme. Sì, diciamo che nel 2018, ma con una formazione diversa da questa, poi la formazione, diciamo, che si è andata via via formando, il progetto che si è andato formando si risale al 2019 come live band Sì, eravate esclusivamente. una cover band Sì, inizialmente. ma tuttora siamo una cover band, alla fine facciamo pezzi cover, però poi, diciamo, con il primo lockdown, quello di un anno fa, abbiamo deciso di intraprendere questo percorso di inediti, perché giustamente non si può uscire di casa, non si può fare niente, non si possono fare i live. Cosa fai? Allora provi a A scrivere scrivere. qualcosina, anche perché era già da tempo che molta gente ci chiedeva: ma scrivete qualcosa di vostro, scrivete qualcosa di vostro. Era tanto tempo che c'era questo progetto in cantiere, abbiamo detto: vabbè, facciamolo, mettiamolo in pratica. Questo E era. com'è andato? Poi rivedremo anche il videoclip. No, è andato, devo dire che è andato bene. Allora, noi abbiamo, come ben sai, perché siamo stati due Sì. ospiti, a febbraio ho fatto uscire il primo pezzo, che era 2020, e che comunque è andato già di base molto bene per essere il primo pezzo. Poi, il 15 giugno scorso, abbiamo fatto uscire invece un pezzo estivo, Nouveau, e sta andando molto bene, soprattutto su Volete Spotify. fare concorrenza a mille? Farlo No. diventare il tormentone Non dell'estate. pretendiamo così tanto, non pretendiamo così tanto, magari ci sarebbe un sogno, obiettivamente, ma non abbiamo questo grande potere Io mediatico. me lo auguro, perché tra breve lo sentiremo. È orecchiabilissimo, cioè io dico sempre, magari se quel brano fosse nato non a Teramo da un gruppo di ragazzi locali che per il momento, insomma, il vostro successo è circoscritto ad un certo territorio, secondo me da come l'ho sentito. Cioè se Sì. l'avesse scritto Fedez, pari pari, era mille praticamente, che diciamo così. Sì, cioè lì A ecco, volte là, cioè, bisogna trovarsi al posto giusto, con le persone giuste, al momento sì, giusto. esatto, cioè lì anche c'entra poi la questione che tu chiaramente più potere hai dal punto di vista E mediatico, più certo, obiettivamente hai speranze non avete di una successo. Chiara Ferragni voi, insomma, che vi possa Purtroppo no, lanciare sui social in maniera mille a mille vuole dire la metà dei proprio. follower, ma manco lontanamente quello, voglio dire. Allora, vogliamo fare una cosa, visto che l'abbiamo citata e visto che è veramente allegro, almeno ci fa andare avanti con un po' più di energia. Andiamolo ad ascoltare e a vedere il nuovo singolo che speriamo diventi il tormentone dell'estate, ma se non lo diventerà a livello globale, lo diventerà sicuramente a livello locale, perché come abbiamo sentito sta andando già molto bene. Il titolo è Nuovo. Nuvo, andiamo ad ascoltarlo. Il tramonto sulla spiaggia, un long island ghiacciato con te. È il mio mondo, ancora su questo parquet. Ma stavolta non mi importa dell'esame o l'incontro alle tre. Voglio la sabbia che scotta e la musica negli chalet. Il falò di mezzanotte, imbuchiamoci un altro buffet. Quest'estate sai che pensieri lontano da me. Ma questa sera ho voglia di ballare, passare tutta la notte a stare qui con te. E poi andare già nudi in mezzo al mare, sentire l'acqua e sale e te sopra di me. Resta qui con me. Noi siamo al cocktail, mica la frutta. Sei la solita che gesticola tutta. Le tue gambe sono un'isola lunga. Baciarle sì fino alla punta, togliere le scarpe nella sabbia, rifletterci sull'acqua per dopo fare un giro nei lidi. Ascoltare la mia pancia, sentire se mi parla, poi diventare ventriloquo e dirti. E fare di tutto, Per far sì che ti sei sorprenda, un angelo quando balli in azzurro, discoteca, sei sempre così nuova. Segue sex on the che spero beach, non sia mai finito, quel balletto su che ribalta TikTok, l'algoritmo. ti vedo first reaction, shock. Ma questa sera ho voglia di ballare, passare tutta la notte a stare qui.
amici di sempre e quel pattino abbandonato più in là. Tu non ci sei più, qualche volta si sente, ma ho già quello che serve. Dammi qualcosa che apre la mente così. Ma questa sera ho voglia di ballare, passare tutta la notte a stare qui con te. E poi andare già nudi in mezzo al mare, sentire l'acqua e sale e te sopra di me. Ma questa sera ho voglia di ballare, passare tutta la notte a stare qui con te. E poi andare già nudi in mezzo al mare, sentire l'acqua e sale e te sopra di me. Eccoci di nuovo insieme. Allora, come dicevamo e come avete sentito, è veramente una canzone molto molto estiva e si balla tranquillamente sulla spiaggia. Abbiamo visto i ragazzi di Algoritmo ballarla proprio scatenati. Allora, intanto complimenti, perché è veramente bella, davvero sarebbe giusto, ma come tutte le creature di questo tipo, se magari qualcuno l'orecchio giusto l'ascolterà strada facendo. E... speriamo, capiterà prima o poi. E deve succedere. D'altronde è così, arriva lì. I Maneskin suonavano in strada, sì. E poi sono diventati Maneskin. E ci vuole un pizzichino anche di buona sorte. Ah, io ne approfitto intanto anche per dire, sì, che questo video, oltre questa canzone, oltre che il nostro Algoritmo, è in featuring con Deluxe Cambi, sì, un nostro carissimo amico Federico Di Luciano, sì, e lui ha dato un serio contributo a questo pezzo, comunque anche nella seconda strofa, nella scrittura del testo, della parte che lui canta. Quindi è stato un lavoro di gruppo nel vero senso della parola. Chiaramente va ringraziata Fare Arte sempre per la collaborazione, Fabio Pistilli, Nicoletta Dale, Mattia Saggiomo per la realizzazione del video, oltre che chiaramente lo stabilimento Polvere. Potrei chiudere qui questa trasmissione, andare in spiaggia e cominciare a ballare adesso, che oggi poi tra l'altro è una giornata caldissima, sai come ci sta? Esatto, ma io ho una voglia di mare che... E poi sì, lo stabilimento Polvere di Stelle, giusto per rimanere, ecco, in dove tema. L'avete girato, con chi l'avete girato, perché sì, mi pare un prodotto molto teramano in, sì, sì, lo stabilimento sensi. Polvere di Stelle a Villa Rosa. E proprio l'abbiamo girato in casa, diciamo così. Avete fatto bene, voglio dire, certo. Se dovevate trovare una spiaggia più bella della spiaggia a Terramana non potevate trovarla. Esatto. Anche perché ballare così sulle spiagge rocciose la vedo dura. Ci vuole, sì, la spiaggia nostra, quella proprio ampia e di sabbia. Ringrazio anche chiaramente tutti i ballerini che hanno partecipato, Rosalinda Murgo per le coreografie, la scuola di danza Elite. Sono veramente, ci siamo divertiti un sacco quel giorno che abbiamo girato il video, dobbiamo dire la verità. Chiaramente grazie anche a Veronica Di Ferdinand, Stefano Pompei per le presenze nel video. È stata una giornata veramente veramente bella, perché è stata una delle più divertenti della mia vita. Tu sei lì in spiaggia in un a giorno girare. Siete riusciti in un giorno, sì. Poi era anche a tratti anche emozionante, perché ti vedi Mattia, il videomaker, che ha utilizzato anche il drone per le riprese. Quindi tu vedi praticamente la tua canzone che è sparata per farla ballare ai ballerini, e nel frattempo c'è il drone che riprende, come se fosse una cosa di voglio dire, come si è dice? Una cosa seria. No, non è che deve solo cosa trovare la strada giusta e fortunata, se no è una cosa assolutamente seria. Ma al mare la sentiremo, almeno sulla costa teramana. Ma io spero di sì. A Roseto, Giulianova, a Tortoreto, a Villa Rosa. Io spero fortemente di sì, anche perché noi abbiamo iniziato a distribuirla su Radio Abruzzo Marche. Per tutta luglio andrà su Radio Abruzzo, sì, Marche, con 4 passaggi al giorno, mezzanotte. Dove sta andando forte? Allora, c'è da dire una cosa molto curiosa. Su Spotify gli ascolti stanno andando molto bene, siamo già a 45.000 ascolti su Spotify. C'è da dire, la cosa curiosa è che alcuni di questi sono in Francia. E io non ci avevo minimamente pensato, perché la canzone si chiama Nouveau, il titolo è francese, e quindi ha colpito molte persone. Attenzione, in Francia. Ovviamente. Poi molte, vedo anche, diciamo, perché molta gente che... Perché questo titolo, a proposito? Allora, perché per due motivi. Innanzitutto perché Nouveau
vuol dire nuovo, quindi alla ricerca di qualcosa di nuovo dopo tutto quello, le peripezie che abbiamo passato in questi ultimi mesi, e quindi serve aria nuova, serve qualcosa di fresco. La musica sta andando proprio verso sì. la ricerca della novità, l'allegria, esatto. il brano di Jovanotti, insomma, esatto. è evidente che c'è un momento di rinascita anche musicale, di voglia, di leggerezza. Esatto. Non a caso, insomma, Sanremo è andato forte. Il brano di Colapesce di Martino, certo, ma proprio perché abbiamo capito da lì che doveva essere una musica forse un po' meno impegnata, un pochino più leggera. Sì, 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 io stesso mi accorgo che, insomma, quando sento la musica, che non ce la faccio più tanto a sentire canzoni magari bellissime, sì, sì. Capolavori a volte, però con temi forti. Ultimamente mi serve un attimo di... Diamo tempo per riprendere sì, sì. questo. Adesso abbiamo bisogno di leggerezza e di divertimento, esatto, esatto. assolutamente. Dunque ci dicevi, avete girato questo video di recente, vero? Sì, un mese e mezzo fa. Già faceva sì, caldo, fine maggio. Insomma. Sì, sì diciamo fine maggio, quindi si stava bene. Non faceva un caldo bestiale, si stava bene. Poi c'è anche chi ha avuto il coraggio di fare il bagno quel giorno, che l'acqua era fredda, però io non sono stato fra quelli, perché a una certa età, voglio dire, non sono più. Però sì, però è stato veramente, veramente bello. Poi tirava un venticello fantastico, c'era una temperatura ottimale. Ma si vede che vi state divertendo sì. realmente, insomma, è proprio un bel video. Sì, sì, sì. E cosa sperate per il futuro? Questo oramai è lanciato dove era lanciabile. Che vi aspettate? Noi ci aspettiamo comunque di arrivare a quante più persone possibile, che tante persone possano magari gradire la nostra musica, la nostra leggerezza, anche tramite appunto questo pezzo estivo. Ma di base non ci aspettiamo nulla, cioè come può essere tutto, può essere nulla. Noi ci abbiamo già messo in conto questa tu cosa. Tu ti sei divertito particolarmente. Sì, 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 sono divertito e... Le scene con la Vespa sono state impegnative per il caldo, questo sì. Lì ho sentito molto caldo, col casco sotto il sole, quello sì. Però dicevo, come può essere tutto, può essere nulla, non abbiamo grandi pretese. Riconosciamo il fatto che il brano possa essere un bel brano, perché anche perché ci abbiamo lavorato un sacco sulla produzione con Fabio Pistilli, abbiamo mandato poi un missaggio in masterizzazione professionali, quindi comunque il lavoro dietro c'è. Però insomma quello che deve arrivare alla gente è la voglia di leggerezza, di spensieratezza e soprattutto di dettaglio alla fine. Questo sì. Allora, voi avete dei concerti già fissati per questa estate, sì, vero? Sì. Noi allora abbiamo già fatto 3 date, principalmente lungo la costa abbiamo le date, anche nella zona di Pescara, abbiamo fatto già una a Pescara, poi Villa Rosa stessa, poi ne avremo un'altra a Roseto, insomma abbiamo già fissate altre 4-5 date intanto per quanto riguarda il resto insomma della stagione, e sono altre diciamo in trattativa da fissare ancora per bene. Quindi diciamo che è in evoluzione e siamo molto contenti perché non è scontato, insomma, mi ricordo l'estate scorsa, il live veramente si cercavano con l'umicino, cioè... Quest'anno c'è stata una ripartenza un pochettino più molto, sì, molto dinamica. Più, esatto. Nonostante diciamo. I contagi l'anno scorso l'avevamo azzerati, praticamente quest'anno purtroppo ci sono ancora con la variante Delta, però mi sembra di capire, insomma, c'è... Sì, no, c'è speranza, c'è perché speranza, comunque con la copertura movimento. Vaccinale magari si potrà avere una riduzione dei ricoveri, che quella è la cosa più importante di tutti. Sì, beh, questo è l'unico dato positivo di questi giorni, nonostante esatto. la crescita dei casi in Abruzzo. Sì. In particolare siamo tra le regioni dove sta crescendo di più, però le ospedalizzazioni sono ferme oramai da tanto tempo. Ma poi è quello l'importante, perché sì. uno può anche, possono anche esserci casi, ma se non ci sono ospedalizzazioni. Però se si sta a casa, magari tipo una semplice influenza, magari. Quello sarebbe diciamo, l'idea, esatto. Speriamo. Poi stiamo parlando, cari ragazzi, non solo con la voce, visto che abbiamo aperto questa parentesi legata all'emergenza sanitaria. No, ma mi piace dirlo perché molto spesso si collega un artista, un musicista, soprattutto a livelli
un po' più bassi, ma più bassi io intendo non per professionalità o per bravura, ma perché, come dicevamo prima, se fai il musicista a Teramo, insomma, devi avere veramente una botta di, e non lo dico qui, per arrivare sì, a certi livelli, per essere notati da chi poi ti porta al successo. E questi ragazzi qua, lui in particolare è un medico, cioè voglio dire, dunque non sono ragazzi scapestrati che prendono una chitarra e si mettono in strada a suonare, ha studiato, si è laureato, insomma, fa anche la guardia medica e il suo percorso di studio continua ancora. Dunque dietro questi ragazzi qui c'è un percorso di vita e di studio anche di un certo livello e mi congratulo con te, insomma, perché so, tra l'altro sei stato molto carino quando mi hai detto sì, sto facendo esperienza, si deve crescere, dunque sì, la predisposizione è quella giusta, insomma, a crescere sia da un punto di vista della professione e a crescere anche... Ti faccio una domanda che può essere stupida, anzi è una domanda stupida ma te la faccio, a proposito di leggerezza, ma se domani doveste raggiungere, ve lo auguro, il livello dei Maneskin, all'improvviso una botta che ci hanno messo pochissimo tempo loro a fare il salto di qualità, a una delle due cose forse bisognerà rinunciare. Ma guarda, io... Dipende perché ultimamente spesso il successo... Il successo poi ti travolge. A quei livelli ti travolge. Però spesso il successo è raro che sia continuo nel tempo, proprio perché è cambiato il mercato della... È raro il successo alla cioè il Vasco Rossi e non esiste più. Insomma. Alla Laura Pausini, comunque gli artisti che hanno per un certo periodo di tempo... condizionato il mercato. Dunque tu ci stai dicendo che i Maneskin sono destinati a tramontare almeno nel successo internazionale. I Maneskin dipende perché io credo che finora loro siano stati un'eccezione nel mercato, anche dovuto per il tipo di musica che fanno, sicuramente sì. Sì, c'è un'eccezione, ma proprio a livello, cioè, solitamente noi vediamo un artista che vince X Factor o che vince Amici, che lui o lei sta sopra, diciamo, per alcuni mesi, dopodiché non si sente improvvisamente più parlare di quell'artista. I Maneskin finora sono stati un'eccezione in questo senso, perché hanno vinto X Factor 2-3 anni fa, mi sembra, se non di più. Poi hanno avuto già il loro successo nel percorso dopo X Factor. Esatto, quindi sono stati continuativi, anzi sono cresciuti ancora di più, il che è raro. Però io dico, se dovessimo arrivare ad avere successo, intanto io me lo godrei un pochino, il successo sicuramente. Però sempre restando con i piedi per terra, proprio perché so benissimo che il mercato di oggi purtroppo è diverso rispetto a quello di prima, è un mercato più di consumo, diciamo, a livello musicale, piuttosto che di ascolto vero e proprio. Purtroppo cambiano i tempi, purtroppo per fortuna, poi questo ce lo dirà soltanto... dipende dai punti di vista. Esatto. Allora, vogliamo andare a vedere invece l'altro video che avete realizzato a settembre, che era il video a febbraio, che era il video, io lo chiamo così, del lockdown, praticamente, perché è un prodotto che è nato durante il periodo più cupo dell'emergenza coronavirus. Allora, vediamoci il videoclip e poi lo commentiamo e ricordiamo la base del progetto. Che arriva. Favorisca patente, libretto e autocertificazione, per favore. Sveglia alle 10 e poi caffè, Nutella con latte e bancarré. Potrei non uscir più e penso che dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è. Tutorial della D'Urso, mi lavo le mani, un minuto col sapone, per bambini ed anziani, la chat con gli amici tutti lontani, stiamo divisi oggi per abbracciarci domani. Voglio tornare a scuola con le rotelle sui banchi, andare al bar a bere insieme a tutti quanti, ballare e stringerti sui fianchi, andare su Badoo e dirti che mi manchi. Scarpe della Lidl sul balcone, la mia playlist in cuffia alto volume, agli esami online tutto un copione. Giovanni, per piacere, però scegli una posizione. Scazzo al supermercato per il
allievi tua madre, perché pare che i detti ancora non riapre. Torno a casa in TV, altre minchiate di un boomer che ci dice: ma perché non studiate? Voglio tornare a scuola con le rotelle sui banchi, andare al bar a bere insieme a tutti quanti, ballare e stringerti sui fianchi, per poi andare su Badoo e dirti che mi manchi. La mia laurea dalla cucina ai balconi, un lanciafiamme pronto per quei buon temponi, la maleducazione, le brutte intenzioni, e del 2020 mi ha proprio rotto i coglioni. E dirti che mi manchi. E dirti che mi manchi. Allora, già vedere fortunatamente questo video sembra un ricordo lontano, perché i banchi a rotelle, le mascherine, in un momento in cui c'è stata e c'è una riapertura in corso, è vero, cioè segna proprio, quando lo rivedremo tra un anno o due, segna proprio in maniera netta un periodo preciso della nostra vita, quello proprio più difficile, sì. Speriamo di non tornarci più. Sì, a quei livelli lì. Quello più difficile in assoluto, perché è ancora più difficile dell'anno scorso, del 2020, perché quest'inverno è stato, secondo me, terribile dal punto di vista psicologico, sì. Perché mentre magari nel 2020 si vedeva un obiettivo, c'era davanti un obiettivo, quello magari di poter... Poi non eravamo ancora stanchi. Non eravamo ancora stanchi. Riusciamo ad affrontare ancora con una certa serenità, esatto, tutte le difficoltà e le imposizioni, no? Che... Esatto. E poi invece ci si è iniziato un po' a stancare un po', è diventato psicologicamente, sì, abbastanza provante, devo dire, sì. Poi la paura, perché insomma la seconda ondata, diciamo che è stata più violenta, ma ce l'avevano detto. Sì. Dicevano, la storia delle pandemie dice che le seconde ondate sono le peggiori. Noi l'anno scorso invece d'estate eravamo felici a ballare, esatto, convinti che eravamo usciti. Speriamo di non, no, di non essere, vabbè, appunto a casa. Noi siamo, lo dico perché tu la pensi come me, ne parlavamo poco fa, noi siamo sostenitori della bontà dei vaccini, per cui ci stanno vaccinando, speriamo di arrivare all'immunità di gregge, siamo convinti insomma che con i vaccini, anche se dovessero continuare a circolare come sta succedendo le varianti, perché il coronavirus muta e muterà ancora, sperando che scompaia il prima possibile, ma se non dovesse scomparire speriamo che con i vaccini ovviamente lo terremo a bada, come si tiene a bada l'influenza stagionale. Questo fu un progetto molto particolare, girato questo video nelle scuole. Cosa volevate, cosa ci volevate dire con questo, sì, messaggio? Sì, volevamo comunicare insomma un po' con ironia, con allegria e con prospettiva di speranza, quello che era una rinascita, diciamo, quello che era, diciamo, un ricordo dell'anno passato, ma che in realtà stavamo ancora passando, con una prospettiva di speranza per il futuro, anche con qualche, diciamo, velata critica all'interno del testo, di qualche decisione politica un po' ambigua, sì, diciamo così, però diciamo sempre senza, diciamo, accanimento, che uno cerca di scherzare un pochino, perché credo che sia l'unico modo che abbiamo per, a volte per poter allontanare un po' la poi negatività. La musica da sempre, questo storicamente, sì, funziona, insomma, sì, per superare i momenti, anche quelli particolarmente difficili. La musica c'è sempre stata, c'è sempre, ci sarà, per noi italiani poi, diciamo che... Allora, state lavorando anche ad un nuovo progetto, perché voi non vi fermate mai. No, no, diciamo di no, perché, cioè sì, stiamo lavorando, non ci fermiamo mai, stiamo lavorando a un nuovo progetto, cioè sempre lo stesso progetto, stiamo lavorando anche a un nuovo pezzo, non solo uno. Altri nuovi pezzi, abbiamo già in programma delle cosine, diciamo, da fare, qualche featuring con qualcuno, sempre qualche collaborazione, sì,
Sì, sempre della mano. Sempre cerchiamo di sfruttare anche, diciamo, gli artisti del territorio, quindi... Il movimento musicale Teramano, un po' l'abbiamo perso in questo anno e mezzo di stop, diciamo che abbiamo un po' perso, chi si è perso e chi è rimasto? Questa è una bella domanda. Beh, in realtà ci sono sempre due fazioni, chiamarle così, anche se magari è un po' esagerato, però solitamente ci sono, diciamo, magari degli artisti che fanno dei pezzi loro, magari non fanno molti live, magari li pubblicano sulle piattaforme e anche sono anche molto ascoltati, degli artisti invece che magari chiaramente vivono di live, hanno sempre fatto quello, continuano a farli. Hanno avuto più difficoltà in questo periodo? Che hanno patito di più questa cosa, ma in generale hanno patita tutti, perché anche se, diciamo, uno pubblica, diciamo, dei suoi inediti sulle piattaforme, alla fine quello che si investe solitamente, fin quando, diciamo, non si arriva a una certa notorietà, quello che si investe spesso è sempre quello più grande, sì, rispetto a quello che si ricava, quindi diciamo anche lì alla fine è stato un po' un gioco a perdere per tutti quest'ultimo periodo, però speriamo che mano a mano, alla fine quello che dà di più sempre è il live, chiaramente, ma non solo a livello economico, anche a livello proprio, diciamo, sentimentale, diciamo così. Beh, il live è tutto un altro, anche per chi usufruisce della musica, noi ascoltatori, esatto. Un conto è seguirlo qui, è un conto, esatto. È dal vivo. A proposito dal vivo, ieri sera portavo il cagnolino, come sempre, sul Lungofiume, a un certo punto mi sono trovata dentro il concerto degli alunni di Nicoletta Dale, sul Lungofiume, veramente uno spettacolo. E lì ho capito quanto ci è mancato il momento di socialità, poi un posto, per il Lungofiume a me piace moltissimo, questo spazio allestito da Teramo Natura Indomita, dove ogni sera, anche quando c'è semplicemente un saggio e non ci sono artisti, no, famosi o comunque musicisti come voi, che già affermate che comunque sono dei professionisti, anche quando ci sono i ragazzi che stanno facendo un saggio, è un momento veramente bellissimo. Poi era pieno, ovviamente c'erano i genitori, i parenti, era uno spettacolo, perché dal Lungofiume silenzioso si entrava in questo spazio che all'improvviso diventava un'arena piena di gente. Un po' di normalità. Un po' di normalità, ma una normalità... liberatoria. Bravo, una normalità liberatoria. Poi si passeggia con questa, veramente un momento, sì. Veramente bello, allegria. I ragazzi giovani, ovviamente, sul palco, tu sai, insomma, chi sono i ragazzi che lavorano con Nicoletta Dale. Veramente un bel momento, per cui ne vale sempre la pena ascoltare. Voi tosti, dei pezzi rock hanno fatto. Sono bravi. Tosti. Grandi, enormi margini di crescita per il futuro, sono molto fiducioso. Sono molto fiducioso anche perché adesso c'è un po' il ricambio generazionale. No? Quindi, già c'è il ricambio generazionale rispetto a voi? Tra i piccoli e noi, sì, adesso... Oh mamma mia, sì, adesso si vola. Lo dico veramente perché mi vengono i brividi anche solo per me siete dei ragazzi appena... Freschi voi, certo, tu sei già laureato, per cui già questa la dice lunga. Sì, ma io che comunque non sei proprio un ragazzino. Sì, sei laureato presto, però. No, meno male, insomma, nella... 26 anni, 26. Quindi meno male. Però no, quello che dico è che cioè già c'è una generazione diversa tra me e quelli che si sono magari diplomati quest'anno. Mm-hmm. Cioè a livello di mentalità, a livello di modo di ragionare, di pensare. Adesso cosa va per la maggiore tra questi nuovi, nella new generation? Qual è il genere musicale che va? Adesso va la trap, maggiormente. La trap. Perciò cioè, adesso loro sì. Voi non siete figli della trap? No. Al di là di quello che abbiamo... No, non da un punto di vista, quello lo vediamo, insomma, che non è trap, ma per quanto riguarda la crescita musicale, sì. No, a livello, cioè noi dici algoritmo oppure voi algoritmo, generazione tua? Ma diciamo che noi non siamo cresciuti con la trap, al massimo siamo più figli del rap che della trap sotto quel punto di vista. Adesso invece magari molti ragazzi ascoltano proprio la trap, c'è proprio una mentalità diversa, anche la digitalizzazione chiaramente ha cambiato le cose, per alcuni versi in positivo, per alcuni versi in negativo, come per ogni cosa, fra l'altro, come per ogni generazione. Naturale, ogni generazione ha la sua. Poi ci sono le musicisti, canzoni e musiche immortali, però ogni generazione è giusto che abbia la sua io musica. Spero che ci sia ancora musica immortale, in realtà, perché
come dicevo prima, col consumo del mercato che c'è adesso, il mercato di consumo se ne vedrà sempre più raramente, purtroppo, questo purtroppo, però magari si sa mai, magari esce fuori qualcuno come per esempio Maneskin, dicevamo prima, che Io farà qualcosa che ricorderanno. auguro loro un grande successo perché davvero a me personalmente piacciono davvero tantissimo. Poi noi chiuderemo rivedendo il vostro video, l'ultimo video. Però tre cose. La prima, quali sono i concerti, dove, come, quando, così se qualcuno vorrà venirvi a Sì. vedere, glielo possiamo intanto accennare Sì, e dire. no, adesso abbiamo come fissate già le date per il 31 luglio a Villa Rosa, Club 28, Sì. poi il 14 agosto alla Luce alla Pescara, facciamo un aperitivo per Ferragosto, e il 15 invece agosto la sera a Roseto al Camping Gilda. Queste sono le date fissate, ce n'è una diciamo possibile, il 1 agosto che siamo in trattativa. Ancora in trattativa. Ci sono poi, escono sempre un po' così, le date di solito sono sempre così, escono mano a mano e si fissano poi sul calendario, chiaramente. Ne abbiamo già fatte tre e siamo contenti. Poi chiaramente faremo anche delle feste private, un compleanno, così. E per quanto riguarda invece l'ultimo brano, dove è scaricabile, dove è ascoltabile, ricordiamo tutte le piattaforme possibili Esatto. e immaginabili. Allora, ci potete trovare su Spotify e su YouTube, ovviamente, come col nome di Algoritmo. Su Facebook ci chiamiamo anche Algoritmo e su Instagram Algoritmo-Official. Su YouTube e Spotify trovate le due canzoni, cioè 2020, quella di febbraio e questa qui, Nouveau. E stessa cosa ho detto YouTube o Spotify, comunque sia su YouTube che Spotify E trovate tutti e due i ovviamente pezzi. nei migliori bar francesi, dove Spera. la canzone sta andando benissimo. Sì. E se ogni tanto vi sintonizzate su Radio Abruzzo Marche, magari la potete beccare ogni tanto. Ci facciamo dei passaggi al giorno, quindi siamo anche su Radio Abruzzo Marche per quello che possiamo fare. Ah, sì, poi lunedì sera, verso le 9:20, comunque lo diciamo bene sui social, ci passano su Radio Delta 1 Ah, anche. caspita. Radio Sì. abruzzese, ma che va Sì, molto copre ascoltata, va comunque molto anche bene. una Sì, buona fascia, sì. assolutamente. Sì, io l'ascolto spesso. Sì. Bene, c'è qualcos'altro da aggiungere? Io quello che volevo aggiungere in particolare è un ringraziamento speciale per tutte le persone che hanno lavorato con noi, sia per quanto riguarda il video di 2020 che quello di Nouveau, perché veramente è stato, a parte bello, è stato veramente produttiva come cosa. Quindi spero che sia un rapporto che si continui, diciamo, nel tempo. In bocca al lupo ragazzi, davvero Credi? complimenti per quest'ultimo lavoro. Grazie a Giovanni Grazie a te. Ciccone. Intanto chiedo a Cristian De Luca in regia, che ringrazio, di preparare il video di Nouveau, perché noi vi lasciamo con la musica e con l'allegria di questi ragazzi degli Algoritmi. In bocca al lupo, Prego, grazie e Luca. grazie anche a voi per l'attenzione. Buona giornata. I miei occhi si tingono di blu, chiuso in questa stanza spenta, e la voglia di andare laggiù, il tramonto sulla spiaggia, un lungalan ghiacciato con te, non è il mio mondo, ancora su questo parquet, ma stavolta non mi importa, dell'esame o l'incontro alle tre, voglio la sabbia che scotta, e la musica negli chalet, il falò di mezzanotte, imbuchiamoci un altro buffet, quest'estate sai che, pensieri lontano da me. Ma questa sera ho voglia di ballare, passar tutta la notte a stare qui con te. E poi andare già nudi in mezzo al mare, sentire l'acqua e il sale e te sopra di me. Resta qui con me. Noi siamo al cocktail, mica la frutta. Sei la solita che gesticola tutta. Le tue gambe sono un'isola lunga. Baciarle sì fino alla punta, togliere le scarpe nella sabbia, rifletterci sull'acqua per dopo fare un giro nei lutti, ascoltare la mia pancia, sentire se mi parla, poi diventare ventriloquo e dirti, e fare di per far sì che ti tutto, sei un sorprenda angelo quando balli in azzurro, discoteca, sei sempre così nuova, segue sex on the che spero beach, non sia mai quel finito, balletto su che TikTok, ribalta l'algoritmo. ti vedo first reaction, Shock. ma questa sera ho voglia di ballare, passare tutta la notte a stare qui.
amici di sempre e quel pattino abbandonato più là. Tu non ci sei più, qualche volta si sente, ma ho già quello che serve. Dammi qualcosa che apre la mente così, ma questa sera ho voglia di ballare.